dove sono state contestate le cosiddette sentinelle in piedi. Siamo con due dei manifestanti. Come mai siete qui? Perché abbiamo visto l'evento su Facebook e sui vari telegiornali, c'erano le sentinelle, questo evento, e su Facebook abbiamo trovato la contromanifestazione. E quindi eravamo in tanti, ci siamo aggiunti anche noi. E potete raccontarci com'è andata? Diciamo che c'è un dispiegamento delle forze dell'ordine consistente, quindi non è che abbiamo potuto fare molto, a parte ovviamente urlare, il disappunto e i vari cori, eccetera. Però eravamo molti però, vabbè, più noi che lo... Sì, era chiaro. Però ovviamente loro hanno il diritto di manifestare, questo qua sono d'accordo, però dispiace un po' che... usino una delle piazze più belle di Torino, forse per me gli avrei dato piazza Bengasi, così. Però il diritto di manifestare, però insomma vogliono vietare la libertà a una larga fetta della popolazione mondiale. Penso che vietare la libertà a loro aiuti la causa. Direi che la cosa giusta da fare è esprimere il disappunto e far vedere che la società civile è dal nostro lato e non da loro. Che noi siamo molti di più. Esatto. Grazie. Ciao. .org, il presidio si è mosso in corteo, siamo con Ludovica e Carolina. Allora, ci spiegate come mai siete venuti oggi a questa iniziativa? Siamo venuti oggi perché abbiamo visto l'evento su Facebook, perché conoscevamo chi sono le sentinelle in piedi, e per far vedere che a Torino non ci sono solo loro e che non esiste aver paura di un qualcosa che è bello, e soprattutto della loro idea di cristianesimo come qualcosa che si oppone all'amore tra le persone, non è giusto, non va bene, c'erano bambini, è stato bruttissimo che non ci hanno fatto passare in piazza, io ho cercato di parlare con una signora, gli ho detto ho fatto comunione, crisma, qualsiasi cosa, non vedo perché non posso entrare, ma niente, è stato molto bello vedere che eravamo in tantissimi e loro erano molto meno di noi, quindi speriamo in bene. Ho capito, grazie. Prego. Org, sempre dal corteo in via Po. Allora, com'è andata la contestazione alle sentinelle? La contestazione alle sentinelle oggi direi che è andata benissimo, la cittadinanza ha risposto in maniera molto 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 ampia e partecipata, la piazza era piena di persone che protestavano contro questo atto assolutamente poco increscioso proposto da una ventina di persone dette credenti, dette cattoliche, e che appunto manifestavano contro l'omosessualità, quando in questo 2014 direi che i problemi sono altri, non è possibile continuare a contestare dei diritti umani della persona rispetto al proprio bisogno di genere, di essere liberi, di potersi manifestare per quello che si è. Quindi direi che questa contestazione però ha funzionato, perché nell'arco di quanto 20 minuti, mezz'ora, sentinelle hanno preso, se ne sono andate, quindi direi che... Quanta gente c'era tra i contestatori? Ci saranno state 700 persone, più o meno. E invece la brigata dei soldati di Gesù? La brigata dei soldati di Gesù o dei bastoni a Cio Signore, come forse dovremmo chiamarli, erano pochissimi, 10-15 persone, una ventina al massimo, proprio un numero irrisorio rispetto a quanto la città ha risposto con un no a questo genere di contestazioni prive di senso completamente. Perfetto, grazie.